ben di Dio che poi ci hanno fatto trovare a sorpresa. Infatti con gli orari siamo sballati perché non mi aspettavo tutte queste altre bellezze oltre quelle che ci hanno detto. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad unire l'Irpinia, perché ci siamo resi conto che tra l'Alta Irpinia e la Bassa Irpinia c'è un diverso appeal, anche una diversa fruizione ed anche una diversa comunicazione, che forse nell'arco degli anni si è andata accentuando. Questo è da eliminare, questo confine, anche tra il capoluogo e la provincia, per cercare di avere tutti insieme uno sviluppo reale di quelle che sono le potenzialità di questo territorio, che sono forti a livello enogastronomico, e ve lo state mangiando, e a livello storico e culturale, e l'abbiamo ascoltato. Quindi grazie, prologo di Adripalda. Grazie! Ovviamente questa è una piccola parte di quello che offre il territorio di Adripalda, diciamo, ci sono gli scavi di Abellinum per i quali praticamente è la parte più, diciamo, importante che non abbiamo visto, che per una controversia giudiziaria purtroppo sono ancora chiusi al pubblico, anche se sono ritornati nella fruizione della sovrintendenza con qualche danno, con qualche perdita da parte purtroppo del Rosso Pompeiano e di alcuni affreschi. Ovviamente noi siamo a disposizione, essendo punto di informazione di accoglienza turistica, per chiunque voglia fare qualsiasi tipo di attività di visita guidata e tutto il resto. Il nostro ufficio funziona 7 giorni su 7 e non abbiamo nessun problema ad organizzare in meno di un'ora qualsiasi tipo di visita guidata. A tempo di record. Se avete visto, io ringrazio le mie volontarie, nonché Annalisa, che è guida turistica regionale e che con la quale abbiamo, diciamo, iniziato un percorso insieme alle altre ragazze, la vicepresidente Sabina Mutascio, Maria Assunta Calluccio, che è stata una volontaria del servizio civile, che adesso si è innamorata anche lei del servizio, diciamo, del luogo, e quindi ci darà una mano. E quindi significa, noi facciamo tutto questo gratuitamente. Dice, ma allora questi scemi, ma scemi buoni, cioè nel senso. Perché amiamo il nostro paese, lo facciamo in maniera spassionata e forse questo ci porta al risultato, probabilmente, perché la gente capisce l'amore che noi mettiamo nel fare le cose gratuitamente. Anche perché stiamo aumentando come scemi. Va bene, io vi ringrazio di tutto, qualsiasi cosa a disposizione, e alla prossima ad Adripalda. Grazie.